Benvenuti a questa nuova puntata di Condivisione Horeca. D'accordo, settembre non sarà il picco stagionale più importante, ma è comunque un buon segnale il fatto che si sia tornati su trend di vendita abbastanza positivi, in linea con quanto successo prima che il meteo ci mettesse lo zampino. Il 67% dei soci questo mese si muove molto bene, sia a valore che a volume, sostenendo l'80% circa del fatturato del consorzio, che presenta così un più 10,64% a fatturato e un più 6,27% a volume. In questo contesto è buono il contributo di entrambi i canali. Il canale non Horeca, con un più 16,34% di fatturato ed un più 8,75% a volume. Mentre il canale Horeca registra un più 7,73% a fatturato ed un più 4,47% a volume. Svettano qui le performance degli aperitivi, soprattutto quelli in bottiglia, che mantengono il trend molto positivo riscontrato tutto l'anno e registrano nel mese ancora un più 23,64% di fatturato e un più 21,21% a volume. Viaggiano veloce anche i monodose con un più 12,29% gli incassi e un più 13,28% le bottigliette. Buon mese anche per i superalcolici che registrano a fatturato un trend del più 18,40% e a volume un più 13%. Positivi anche i vini. Mentre si riprendono le acque. La birra, con il suo trend a valore di più 8,43%, torna a crescere anche a volume, con un più 3,89%, confermando la sempre più accentuata tendenza all'innalzamento dello standard qualitativo dei consumatori. Mentre si muovono positivamente anche le bibite, sia gasate che piatte, continua invece il momento riflessivo degli energy, la flessione dei succhi e il crollo dei ready to drink. E passiamo adesso a vedere le singole aree, partendo dall'area 1, regina della crescita per questo mese. Registriamo infatti un più 13,33% di fatturato ed un più 12,24% a volume. Un forte impulso di crescita arriva qui da molte categorie, in primis superalcolici e aperitivi e vermouth, con cifre di crescita a volume superiore al 20% e a valore molto vicine al 30%. Molto bene anche le acque, i monodose e il vino, con trend a due cifre. Abbiamo qui anche la migliore prestazione della birra, con un fatturato a più 12,83% e di volumi in crescita a 9,63%. Infine, a differenza di tutto il resto d'Italia, nella zona sono positivi anche energy, ready e succhi. L'area 2 registra un discreto trend a valore, con un più 5,62%, pur accrescendo di poco i volumi movimentati, con un più 2,87%. Questo è frutto soprattutto di una tendenza allo sviluppo del fatturato sui superalcolici e si conferma anche una forte preferenza in quest'area su aperitivi vermouth e monodose. Positiva la birra, anche se non ai livelli dell'area 1, ma con la stessa tendenza al premio sulla qualità. In area 3 troviamo un fatturato in sviluppo con un più 7,50% a fronte di volumi sostanzialmente stabili. In realtà le tendenze di tutte le categorie sono omogenee con quelle nazionali, ad eccezione della birra che qui si ferma a un meno 5% a volume, andando così ad incidere sul risultato dell'area, pur mostrando però un trend a valore del più 5,82%. Esplodono letteralmente gli aperitivi nelle due versioni, sia a valore che a volume. Ed un forte contributo al trend a valore dell'area arriva anche dai superalcolici. Infine l'area 4, dove troviamo un più 6,28% a valore e un più 5,06% a volume. Il sud conferma le tendenze delle altre zone, sia come trend generale di crescita a valore e a volume, sia come trend delle singole categorie. Da segnalare il secondo posto, dopo l'area 1, come andamento di acque e di birre. Con i risultati del mese, il consolidato annuo del totale CDA viaggia con più 4,89% di fatturato e più 0,38% a volume. L'Horeca è lievemente sotto questi valori, registrando un più 2,71% a valore e vendite leggermente inferiori al 2013 con un meno 0,73%.
Per questa puntata abbiamo finito. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo tra un mese esatto.